è diventata fanculo. Cavolo. Beh, non lo immaginavo, mi hai scoperto. E allora che cosa farai? Dai, chiama i tuoi amici. Li chiamo di brutto. Noi riusciremo nel nostro piano. Cacchio, ci sono veramente degli esseri malvagi. Ho fatto bene? Prendetela. Ciao ragazzi, i capi, e benvenuti in questo nuovo gioco. E avete i documenti? Avete lasciato like al video? Vi siete iscritti? Bravi, e allora potete passare. In realtà no, stavo scherzando. In questo gioco non può passare nessuno se non avete i documenti in regola. That's not my neighbor. Quello non è il mio vicino di casa. Sì, passeranno delle persone. È il febbraio 1955. What? Qui c'è Danger. Questo corto film della DDD ti insegnerà le basi. Doppelgang. Oh, se stai guardando questo film è perché sei il nuovo commesso dell'edificio. Il tuo lavoro è quello di capire se quello che sta entrando è un falso. Come tutti sanno, i falsari riescono a trasformarsi in altre persone impersonandole. Ma alcuni non sono molto bravi e potrebbero avere delle imperfezioni. Oh, tipo buboni, tipo un quarto occhio. Comunque, fai molta attenzione e controlla bene i tuoi documenti. Per ogni vicino di casa. Non devi tralasciare nessun dettaglio, perché sennò significherà che uccideranno tutti dentro l'edificio. A destra abbiamo una cabina dei documenti, sembrava un computer antico. E davanti abbiamo praticamente la lista per controllare che sia tutto corretto. Molto peperino! Riceverò i documenti dalla grata, ok. E qua devo fargli entrare, non entrare, e chiamare il telefono. Vabbè dai, il resto lo capiremo strada facendo. Credo che il telefono, avevo letto, serviva per, insomma, chiamare i vicini di casa. Per capire... Oh! Mamma mia, benvenuto e congratulazioni per il tuo nuovo lavoro. Ogni giorno arriveranno delle persone all'edificio. Ok, sono queste. È possibile che alcuni che tentano di entrare non siano nella lista. In quel caso devi stare attento e fargli delle domande. Quindi controllargli il documento di identità e se possono entrare. Devi anche controllare che, insomma, non sia scaduto. È il febbraio 1955, ok? Dovevo stare attento che non gli sia scaduto il documento. Buona fortuna. Era il tizio delle backrooms questo. Ma perché siamo in un ambiente molto sporco? Non lo so, vedete, io posso guardarmi in giro. Oh, è arrivato il primo. Salve. Ok, mi ha dato i documenti. Lui l'ho visto nella lista, è Dr. Drew. Dr. Drew. Leslie Afton. Aiuto, chiudere subito, allarme. È l'Afton, appartamento F0301. Ragione per cui vuole venire: è un residente dell'edificio e vuole andare dal suo psichiatra. Lui lavora come psichiatra. Allora, il vestito da psichiatra potrebbe anche averlo. Gli occhiali ce li ha, i capelli leccati da un cane ce li ha. Il documento Dr. View Afton. Questo è il numero di matricola, siamo nel 1955-71. Allora, io sono sicuro che il primo non sarà mai un falso. È anche nella list, quindi... Questo cos'è? Allarme, cioè se c'è uno pazzo devo fare l'allarme. Ma cos'ho? Ah... Hanno anche una famiglia, ok, ok. Per ogni piano... Vedi, io potrei anche chiamare il suo appartamento per essere sicuro. Capelli corti, naso rotondo, testa squadrata. Ottiene gli occhiali. L'ID 250. Ok, ok, abbiamo tanto, abbiamo tanto. Sì, mi sembra proprio lui comunque. 258 162 214. Dai, è giusto. Signore, l'ID è corretto, l'apparenza è corretto, l'entrata è corretta. È nella lista? Sì. È tutto. Oh, è tutto in ordine? Sì. Potresti aprirmi la porta? Blu 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 blu. Anche se il tuo modo di parlare molto blu 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 non mi piace per niente. A questo punto non lo fai entrare. Assolutamente perfetto. Vuoi che il primo fosse nabo? Ma no. Saremmo morti, eh? Se lui adesso si... non siamo morti! Oh, e chi è quello? Oh! No! Ho fatto entrare uno, devo anche chiudere la porta. Beh, a quanto pare quello che è entrato andava bene. Salve. Oh, questo è un occhio più grande. Qual è il significato della vita, dell'universo e qualsiasi altra cosa? No, no, ho sbagliato, è incorretto. Non so neanche quello che gli ho detto, addio. No, ce n'era uno strano. Aspetta, rifacciamo, rifacciamo. La Beppe, questa chi è? Salve, buongiorno. Rat Feline Cappuccin. Sono una residente, sono qui per visitare i miei parenti serpenti. Ma con quelle labbra da sbaciucare. Non vedo una cappuccina. Gli piace anche un cappuccino? Vuole un cappuccino? Raftalin Cappuccin 568 554 596 329. Faccia lunga, naso grosso. Parenti serpenti, ci siamo.
Lei è nella lista? Non è nella lista! Oh! Fagli una domanda. Oh! Oh! Che cos'è? Perché è diventata... Fanculo! Cavolo. Beh, non lo immaginavo, mi hai scoperto. E allora che cosa farai? Dai, chiama i tuoi amici. Li chiamo di brutto! Noi riusciremo nel nostro piano. Cacchio! Ci sono veramente degli esseri malvagi. Ho fatto bene? Prendetela! Di tre, devo chiamare. Tre, uno, due, quattro. Di, gli amici della diavolo disinfestazione, demoni. Stanno arrivando, stanno arrivando. Meno male. Meno male. Oh, abbiamo completato tutto. Oh, grazie al cielo, guarda. Ho il cuore in gola, davvero. Puoi continuare il lavoro. Cioè, se non metti l'allarme, quello ti entra in bocca. È l'uomo del latte, quello che si frega la tua ragazza. Devi stare attento. È il milkman. Francis Mosses. Non Moses, ma Mosses. Sono un residente del building. E torno dal lavoro che faccio il latte. Il naso e tutto è quasi uguale. Gli manca il cappello, ma credo che ci stia. 2, 3, 5, 6, 9, 4, 1, 8, 9, 9, 5. Perfetto. Vediamo se è fra i primi. Lui dovrebbe essere... Nella lista c'era Francis Mosses, F0302. Ok, il cappello è giusto, è tutto giusto. All'ID corretto, all'apparenza corretta, alla entry request perfetta. È nella today list completato. Perfetto. Milkman. La porta. Mi sembra di sì, ragazzi. Mi sembra che siamo a posto. Oh, che ansia. Ti prego, ma che non sia un killer. Chiudiamo la porta. Devo chiudermi la porta, sennò entrano altri. Oh, mamma. Dottor V. Afton, F0301, residente del building. No! Guardate! Le sue sopracciglia non sono grosse! Qui sono grosse, dice che sono robuste! Non va bene. ID check, apparenza no. Cosa c'è che non va nella mia apparenza? Le tue sopracciglia? Io penso che tutto vada bene con la pelle. Per nessuno si taglia le sopracciglia. È nella lista di oggi, questo... Non è neanche nella lista di oggi! Ma che co... hai troppe cose! Ah! Si sta sgamando! La lista di oggi fa cuore! Mamma mia, che demone! Ma non ci speravo, mi hai scoperto! Che cosa farai? Dai, chiama i tuoi DDD! Li chiamerò! Alla fine riusciremo a batterti! Allarme! Canone Telecom! No, no, grazie! Siamo connessi la DDD! Venite! Un gruppo di agenti sarà spedito! Arriviamo! Oh, sono arrivati! Protocollo completato! Puoi continuare il tuo lavoro? Ma aspetta, ho sbagliato No, ho buggato tutto. No, ho buggato il tasto. Ora ci sarà sempre l'allarme. Ho scoperto un bug. Cliccando più volte ho buggato tutto. Ma è tornato quello vero! Vabbè, stavolta è quello vero, ragazzi. Dai! E facciamo la discoteca, è la scoteca! Ma non posso controllare i documenti. Vabbè, glielo chiudo in faccia. Controllo F03. Ok. 71, 55, ma sì, dai. Che vuoi che sia? Puoi passare. Sto aprendo. Sì, ma ragazzi, muoio adesso. Cioè, io l'ho fatto entrare, ma muoio qua. No, non posso neanche chiudere la porta. Salve. Ma vaffan brodo. Che bug che ho trovato. Mamma mia, collo lungo, dinosauro. Roberski Pitchman. 114 6522. Sono uno che abita qui e vengo dal lavoro, che faccio il venditore di scarpe. Ok, ci può stare. Sono nella lista di oggi? Sì, lui c'è. Collo lungo, visto una giraffa. Naso grosso, bellissimo. E ha un pizzetto, bene. È tutto giusto, è perfetto, è pulito. Check, 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 tac. Perfetto. Era perfetto. La porta. Vadi, vadi. Lei è tranquillamente bravo, buono, superbo. Vuoi che sia un assassino? Era bravo, era una giraffa. Le giraffe sono vegeta. Ah, quello è suo fratello. Good afternoon, buon pomeriggio. Alberski Pitchman. 146-512-986-354-74. Come la va? La va. E secondo me la va bene. Ha dei baffi, ha un mento prorompente, ha un naso grosso, ha delle grosse sopracciglia, ha una faccia abbastanza allungata. Sì, come suo fratello, ha il naso grosso, ha i baffi e il mento prorompente.
Albertski Pitchman. Albertski. È suo fratello, torna dal lavoro. Mi sembra perfetto. Check, 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 check. Ah, aspetta, lui è nella lista? Sì, è nella lista, è nella lista. È perfetto. Ma salve. Allora tutto in ordine? Sì. Ma in che razza di società viviamo che niente è in ordine? Chiudi la porta. Tutto perfetto. L'ho controllato 4 volte, ragazzi. L'ho controllato 4 o 5. Oh! Sì, beh, buonasera! Qualcosa è andato storto, caro demone. Check, non check. Non check. Non check un corno. Non preoccuparti, il mio occhio. Cosa vuol dire non preoccuparti? Adesso andrò da un dottore umano dopo. Cosa vuol dire andrò da un dottore umano dopo? Deve esserci un errore. Io dovrei essere nella lista. Ma non ti voglio più vedere. Guarda di nuovo la lista. No. Cos'è un documento? Ma vaffanculo, è proprio scema. Sì, aspetti qui, signora! Credono che sono scemo. Cioè, credono davvero che sono scemo. Sti stupidi demoni. Sì, ho contattato la DDD. My brother. L'abbiamo ripulita. In prigione, posso continuare? Perché lo fanno? Perché la DDD fa queste cose? Voglio sapere il contesto di questo gioco pazzo. Ho paura. Ah, Matildona. Salve. Ehi, ma tu dov'è il tuo ID? Non ha l'ID. Vivo qui e torno da scuola. E nella lista sei Anastasia Michaelis. Anastasia Michaelis. Ma non hai un ID? Perché non hai un ID? L'ho dimenticato di mostrarlo. Ah, ok. Vabbè. Anastasia Michaelis. 1-3-2-6-9-8-5-3-4-4. Occhi stanchi. Due ponytails, piccolo naso, faccia rotonda. Ci sta tutto, ci sta tutto. È anche la persona più normale e forse carina che ho visto. Puoi entrare. Puoi aprire la porta? Se questa volta mi hai fregato, io non credo più in niente. Vai. Non può essere un assassino. Se è veramente un assassino, io non posso crederci. Era lei. Troppo ricerca. Oh, mamma, è lo zio Beppe! Buon pomeriggio. McLui Rad Boys. 58. Scade tra poco, ma ci sta. Sembra lo stesso della foto. È venuto qui dopo aver fatto dello shopping. McLui Rad Boys. E ha un naso. Un grande naso. Non so se sia rosso. Però può anche essere rosso. Dovevano scriverlo. 964-516-184. 964-516-184. Mi sembra tutto giusto, ragazzi. Io non lo so. È tutto in ordine? Sì. Puoi entrare. Che parlo? Era a posto, era a posto. Mi stava rosicando perché... Vecchio impaziente. Ok, questo però la faccia da... Con questo sorriso maligno proprio. Angus. Cipriani. Italiano. Lui è fratello nostro. F0103. Sono residente. Sono lo chef. Angus Ciprani. Le chef. Angus Cipriani. Potrebbe essere uno businessman dato che fa lo chef, ma non è la stessa cosa. Tu, ok, tutto giusto tranne la entry request. È sbagliata. La mia entry request. Per sicurezza io chiamerei il suo numero di telefono. 5513. Proviamo. 5 5 1 3. Vediamo se c'è qualcuno. Se c'è qualcuno, ti abbiamo sgamato. Vediamo. Ehi, sto... Cipranni! Parla Cipranni! Non sto aspettando nessuna visita. Olla. Meno male che ho chiamato. Crepastelo, pestastelo, prendestelo, distruggestelo, no? Bravi! Meno male. Meno male. Salve, Steven Rad Boys. 96, 66, ok. Steven Rad Boys. Sto riprendendo quella dismestichezza da paperino, paperino, paper pleaseino. Quella là che so cliccare, che sto sbagliando tutto. Ecco, Steven Rad Boys. Mamma mia, che numero lungo. 5, 6, 5, 8, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5. Sono un residente, torno come pilota. Lui è un pilota, grande naso. Sembra un po' Casey Neistat, vero? Uguale! Ha gli occhiali, ha i capelli corti.
e ha una piccola testa. Molto intelligente. Perfetto. Aspetta, è nella lista di oggi? Non è nella lista di oggi però. Quasi tutto perfetto, quasi tutto, Steve. È la prima cosa che dovrei controllare, quella dannatissima lista. Non sono nella lista perché sono dovuto andare via a causa di un'emergenza al lavoro. Il numero 4242. Vediamo. 4. Scopriamolo subito se sei in casa. Vediamo se è vero. Sto parlando. Sono Steven. Mio padre, io sono in appartamento proprio ora. What? Mamma mia, ma guarda che le stiamo scampando nel pelo, nel rotto della cuffia, eh. Meno male che sono un pro esperto paper pleaserone. Dopo anche l'altro gioco del medioevo che dovete andarvi a guardare ora. Gli agenti sono arrivati e protocollo finito. Spalmato, risucchiato in un aspirapolvere, tipo lo prendo. È così che se ne vanno. È così che li mandiamo via. Chiudi la porta. No, è già chiusa. Bene, ricordati sempre che non entri nessuno. Oh, vecchi piano. Buon pomeriggio, Arnold Schmidt. Non è nella lista, quindi già questo possiamo dire. Non sono nella lista. Arnold Schmidt, qua sei senza cappello. Magari questo è tranquillo. Per sicurezza io chiamo. Gloria Schmidt, sta parlando, la tua moglie. Siamo nell'appartamento. Anche loro, e ogni volta è così. Siete troppo bravi. Ma baffancuore! Quando vai sul sicuro, buttalo via nella spazzatura. 3, 3, 1, 2. Che un team di canguri con le mazze da baseball ti vengono a picchiare nel capo. Guarda, io ho nessuna pietà. Nessuna pietà, nessuna pietà. Bravi, anche loro l'hanno detto. Che era un demone. Sono sempre così. Cioè, devo stare attento a tutto. Mi stanno provando in ogni poro, in ogni lago. E allora? Che altro arriva? Oh! È tornato il pazzo! Salve! Che cosa c'è? È il numero 42, dicono. Mi pare un numero esoterico. L'ho studiata. 42. Corretto. Ok. Qual è il nome scientifico dell'animale australiano che cambia? Il camaleonte, no? Anus. Vedo? Corretto! E ora... Vabbè, allora, secondo l'SFMS, il Century, vabbè, pirates, i pirati, sono sempre loro, i pirati. Hai risposto a tutte le mie domande, congratulazioni, hai vinto il mio premio. Quale premio? Wow, wow, assurdo. Addio, mamma mia, che persona strana, guarda, però è bellissimo nella mia parete, è shiny, è incredibile. E qua ho dovuto guardarle, ma... Oh! No! Perché? Chi è stato? Chi mi ha ucciso? Ne ho catturati 8. No, ma chi mi ha ucciso? Chi mi ha ucciso? Afton! Non aveva il logo della DDD! Ma ti uccidono anche dopo! Cacchio! Mamma mia! Non ci posso credere. Porca vacca. Dannato Afton, era sempre lui. Il Purple Gang. Però ho preso una. E vabbè, guarda come arrivano dopo. Un. Guarda, proprio anti-sgamo alcuni. Ok. Questo ha vinto tutto. O è stato ucciso alla fine? No, anche lui. Cioè, alla fine non puoi andare avanti all'infinito. Prima o poi ti fregano. C'è anche un clown dopo che arriva. Ok, altri personaggi strani che arrivano. Vediamo. Dovrebbe essercene un altro. Il clown. Quando lui arriva ti dà un premio. E quando vai a leggerli, hai mai sognato questo clown? Ogni notte un sacco di clown ti appaiono nei sogni. E ti dà un gioco di loro. Allora andrò a vedere. Sarà interessante quel gioco. Bel modo per sponsorizzarsi. Stavo un po' guardando perché sennò qua dobbiamo rifarci una run infinita. Guarda qua che faccia hanno poi. Peach, peach, peach. E si è messo... Aiuto. E se gli dici di no? Guarda anche lei con che occhi? Con gli occhi da rana arriva. È bruttissima sta cosa. Va bene!
bene ragazzi, questo era tutto per il Paper Please dei poveri. Io spero vi sia piaciuto. Noi siamo comunque ricchi, siamo andati con una vittoria reale a casa e ci vediamo a prossimi fantastici video del genere, sempre più belli. Ciao ragazzi.